Mister, come giudichiamo questo punto? Arrivato dopo una partita dove non avete mai mollato comunque. No, beh, quella è stata la cosa importante, dai, nonostante eravamo partiti anche bene perché avevamo avuto due o tre situazioni importanti, un gol quasi a porta vuota che abbiamo sbagliato, poi abbiamo subito questo gol, siamo stati bravi a reagire e a trovare il pareggio contro una squadra che comunque è forte. Noi abbiamo cercato di fare la partita fino alla fine, a tratti ci siamo riusciti anche giocando abbastanza bene, in altre occasioni siamo andati in difficoltà perché comunque i valori tecnici del Montebelluna sono valori importanti. È una stagione un po' particolare chiaramente per il Cattolica, però insomma da qui con l'anno nuovo insomma può succedere ancora qualcosa. Ma assolutamente sì, anche la società ha dato disponibilità ad integrare perché nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana abbiamo perso 7 giocatori e quindi evidentemente c'è la volontà di integrare, lo faremo il prima possibile. 2 giocatori sono già arrivati a darci una mano, anche oggi erano in panchina, quindi noi dobbiamo ripartire da questo risultato con la consapevolezza di potercela giocare con tutti e dobbiamo ripartire sul girone di ritorno a cominciare a fare dei punti importanti. Si aspettava un girone così? Beh, io l'ho fatto questo col Forlì quando c'era ancora l'Est e quindi so che è un girone difficile, un girone tecnico, un girone di grande dinamismo, per cui noi dobbiamo entrare in questa mentalità, però mi sembra che i ragazzi stiano seguendo e piano piano lo stiano facendo. Dobbiamo avere un cambio di mentalità e un cambio di consapevolezza delle proprie forze. Mister, buone feste e in bocca al lupo. Grazie, auguri a tutti e crepi il lupo, grazie. Grazie, arrivederci mister.